Ma si può sapere in quali posti posso fare il bagno a mare? Se non vuoi essere sanzionato per aver effettuato una sosta in una zona interdetta, dammi 30 secondi e lo scopriamo insieme. Ok, let's go. Ciao, sono il capitano Joseph Cracchiolo e come purtroppo capita, a volte si fila l'ancora perché attratti dal fascino delle acque cristalline e coste suggestive dove potersi godere anche un meraviglioso tramonto con la propria amata, senza pensare se quella manovra è consentita o meno. Ma occorre sapere che non tutte le acque sono libere, anzi, molte sono soggette a restrizioni. Ma come faccio a sapere quali acque sono libere e quali no? I modi sono molteplici e oggi ne vediamo alcuni. Dunque, oltre ai limiti stabiliti dalla legge, tipo a 200 metri dalle spiagge o in prossimità di zone portuali, se a bordo hai un GPS cartografico munito di chip aggiornato, ti verranno fornite molte indicazioni al riguardo, oppure con la carta nautica in piccola scala del luogo dove ti trovi. Ma se proprio vuoi essere certo e avere tutte le informazioni necessarie per non incorrere in sanzione, ti basterà consultare le ordinanze locali dell'autorità marittima tramite il loro sito istituzionale e lo trovi nella sezione ordinanze, oppure recandoti presso i loro uffici. E tu, sei stato beccato a farti il bagno dove non potevi? Scrivicelo nei commenti e non dimenticare di mettere like e di seguirci sui nostri canali social TikTok, Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornato.